ragazzi, eccoci qui, sono Frank Mazzoni, oggi in compagnia di Lady Chris. Siamo qui oggi, ragazzi, per leggervi il regolamento del server aggiornato alla riunione avvenuta ieri a Googlovo. È stata una riunione all'inizio un casino come sempre, ma poi dopo siamo riusciti a trovare una sistemazione di luogo, siamo riusciti a muovere bene le cose, è tutto per me. Allora, andiamo a vedere il nuovo regolamento di questa nuova sessione di aggiornamento. Scorre 2500 messaggi della crew. Ma basta che premi la freccina per lì, Che razza proprio. Madonna, veramente. Buongiorno mondo. Allora, tira un po' sul fresco. Caldo, Pippi. Non ha detto Pippi, tranquillo. Allora, regolamento server. Allora, regolamento server. Gli avvii automatici del server li conoscete tutti, sono mezzanotte, alle 3, alle 6, alle 9 e alle 12. Questi sono i riavvii automatici del server. Mentre i riavvii manuali sono alle 15, che lo faccio io, mentre alle 18, alle 21 lo fa il nostro Kovacs. Allora, orario Kovacs. Il nostro grande mod. Orario ride, ragazzi. Orario ride sono... Gli orari dei raid cambiano, non sono più tutte le sere dalle 21 alle 22.30, ma per andare incontro a tutti abbiamo messo gli orari raid che variano in questo modo: il lunedì dalle 15 alle 16.30, il martedì dalle 16.30 alle 18, il mercoledì dalle 18 alle 19.30, il giovedì dalle 19.30 alle 21, il venerdì dalle 21 alle 22.30, il sabato dalle 22.30 a mezzanotte. La domenica sono bloccati i raid. Per quanto riguarda il raid, significa solo che in quel momento potete andare ad attaccare la base di un clan, sia randagio che clan vario che c'è in giro. Allora, regolamento. La password la troverete sempre in descrizione del gruppo WhatsApp. Nel server dovrete scegliere il clan o restare randagi. I requisiti per la creazione di un clan sono 4 persone che potrete fare ogni domenica alle riunioni. Vi presentate in 4 e vi formate come nuovo clan. Ovviamente i clan sono delimitati dalle fasce, non possiamo fare più di un tot di clan. I clan vanno in base al colore: abbiamo il verde, Federales, il blu, il regno, una new entry. Poi abbiamo il rosso, che sono i Black Mamba, una new entry anche di questa. Poi abbiamo l'arancione, gli anarchici, e i rosa sono il terzo raid. Abbiamo solo un posto libero, il giallo. Oddio! Vetri da tutte le parti, il giallo. Come avete sentito, i ghost per adesso hanno il bianco, sono i ghost. Però ho ragionato bene su una cosa, le fasce sono difficili da farsele per noi. Mentre i ghost sono più agevolati nel gioco, perché si fanno le fasce tramite... Le bende, ho capito, ghost, bianco, fantasma, vuol dire poco, ragazzi. Quindi anche i ghost prenderanno il colore giallo se vogliono continuare a giocare nel server. Avranno il colore giallo. Quindi non potrete fare più clan fino a che uno di questi clan non molla, ok? Mi direte, Frank, ma non molleranno mai? E succede, ragazzi, perché hanno mollato i Salvatori e hanno mollato un altro clan che si chiama i Delta. Poi hanno mollato anche i Spezna, quindi prima o poi un clan se ne va. Voi presentatevi sempre in 4 alle riunioni, che se questi clan non riescono ad arrivare in 4 viene cancellato il clan e facciamo il vostro clan. Quindi una volata. Diciamo che i Salvatori hanno chiuso il clan, ma ne hanno modificato uno, hanno messo un altro capo e si chiama come? Si chiama il regno. Poi ogni clan avrà una città di appartenenza. Ogni clan dovrà presentarsi a riunioni per non perdere i diritti. Se si vuole entrare nella città del clan bisogna richiedere il consenso. Consenso, se siete fresh spo, Franco, io sono fresh spo, passo da Cerno, no, perché ti vedi spawnato sulla spiaggia, quindi c'è Cerno davanti, ti sposti lateralmente a destra o a sinistra, fino a uscire da Cerno, solita cosa per Electro, solita cosa per altre città occupate dai clan. Il PvP è bloccato dalle 20 a mezzanotte di ogni domenica per dare tempo alla gente di venire alla riunione e andarsene tranquillamente. Frank, cioè solo io, non posso essere ucciso durante una live. Se sono in live non mi potete uccidermi, ovviamente se io rispondo al fuoco non sto ai vostri ordini, potete farlo se non pone resistenza. È vietato passare la password, vietato uscire dalle città senza fascia. Se sei parte di un clan, sei di un clan,
non puoi abbandonare la città del clan fino a che non hai la fascia. Se fai parte di federale, se non hai la fascia verde, non puoi uscire. Ecco, io sono un nuovo del clan, sono arrivato ieri, non ho la fascia, stai in città, lutti in città, costruisci la base, aspetti che qualcuno del clan ti porti una fascia verde. Magari quelli che hanno le fasce verdi vanno in giro, le trovano, le portano indietro. Oppure chi le trova viene da noi, dato che ne abbiamo solo 4, le paghiamo a peso d'oro, quindi datemi a fare. Se un componente del clan trasgredisce il regolamento verrà bannato ed il suo capo avrà metà della pena. Se uno del tuo clan fa una cavolata verrà bannato lui, una settimana, quello che può essere. Il capo clan ci rimetterà 3 giorni anche lui fuori. Quindi il capo clan è letterario. Per entrare nel gruppo bisogna essere presenti nel gruppo WhatsApp, si può entrare a far parte di un clan solo durante le riunioni, ok? Quindi cosa fondamentale, ragazzi, abbiamo detto tutto, questo è il regolamento nuovo del server. L'unica cosa che devo instaurare ora, ho lasciato perdere questa settimana perché eravamo a fine riunione, non volevo fare casini con il costo per il fatto della fascia. Poi ci ho pensato bene, ho detto non è giusto che loro hanno sempre le fasce e che loro potranno sempre uscire tutti dalla città, sempre venire tutti a attaccare, mentre noi non potremo andare ad attaccare tutti perché non avremo le fasce come altri clan. Quindi se noi ci spacchiamo per cercarle, è giusto che anche i ghost si spaccano per cercarle. Quindi ci saranno 6 clan massimo nel server. Aspetta, contiamo i colori, arancione, rosso, blu, rosa, giallo, rosa, verde, sì, sono massimo 6 clan in tutta la mappa. Quindi ragazzi, questo è il nuovo regolamento, se avete dubbi o altre cose scrivetemi e vi risponderemo a tutti. Se sei nuovo, vuoi entrare a far parte del clan, del nostro server, mandami su Instagram il DPS4, il numero di telefono, ti aggiungo al gruppo WhatsApp dove siamo esattamente arrivati a quota, siamo a quota 169 partecipanti, il nostro obiettivo è arrivare a 250, ci arriveremo. Ieri eravamo nel server, eravamo più di 70 persone nel server, mamma mia. Complimenti a tutti, complimenti a chi ci dà la mano a questo server, complimenti a te che spammi le live, complimenti a te che doni per il server, complimenti a te che ti comporti bene nel server, complimenti a te che rispetti le regole del server. E complimenti a me per aver fatto un bel server e complimenti a Torino che mi sta aiutando. Signori e signori, più avanti avremo bisogno magari, per adesso io e Ettore riusciamo a gestire il tutto, più avanti avremo bisogno di un'altra persona magari che ci dà una mano. Quando sarà quel momento valuteremo insieme a Ettore, valuteremo chi portare. Ragazzi, detto questo, detto tutto, ci vediamo sul campo e buona guerra, buona alleanza a tutti. Sì, signori, da Frank Mazzone è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Passo chiudo. Quella. Quella. Oh, schifo. Dai. Ci sta. Can't touch this.